Il campione olimpico Massimiliano Rosolino torna alle Naiadi di Pescara. La struttura sportiva è stata scelta nuovamente come sede dello Swim Camp, lo stage formativo riservato a giovani aspiranti nuotatori. Ripartire è fondamentale, un sacco di, come dice, storie, polemica, ma ci vuole anche, diciamo, ottimismo. La positività non si bisogna più toccarla, e i ragazzi si sono riposati poche settimane, hanno voglia di riprendere in tutta Italia, perciò in ogni regione, ogni provincia, ogni piccola città. Ovviamente questa è una realtà molto importante, perché Scara ha questo fiore all'occhiello, questa piscina delle Naiadi meravigliosa, vasca da 50, vasca da 25 al chiuso, in tutte le salse. Quindi un impianto del genere ha bisogno di famiglie, di giovani, di ragazzi che si tornano a fare quello che amano. La Regione Abruzzo investe su eventi di qualità che mirano a valorizzare le strutture sportive abruzzesi, ha detto il presidente Marco Marsilio a margine dell'incontro con Rosolino, amico da tempo. Intanto è stata un'occasione piacevole per ritrovare un vecchio amico, un grande campione. L'Abruzzo ha bisogno di questo, stiamo investendo appunto sul richiamo e sull'attrazione che riesce a creare lo sport e il turismo sportivo fatto ad alto livello. Le Naiadi sono un complesso unico al mondo. Stiamo lavorando per non solo semplicemente tenerle aperte, ma per risolvere strutturalmente i problemi che hanno portato un anno e mezzo fa, quando ho vinto le elezioni e ho dovuto affrontare il problema, al fallimento nella gestione e al rischio dell'abbandono di un impianto davvero speciale. Quindi oggi c'è una gestione che sta con fatica, nonostante il Covid, riportando in piedi l'attività quotidiana. Ci sono oltre 3.000 iscritti che frequentano questo impianto, stiamo pubblicando, è in corso di pubblicazione il bando per l'affidamento in gestione decennale dell'impianto, perché poi quello che serve è dare continuità alla gestione, dare prospettive che consentano a chi lo gestisce di fare gli investimenti e di progettare magari anche un qualcosa di più rispetto a quello che già oggi non si sta facendo. E infine il campione di nuoto apprezza anche la città di Pescara come turista in famiglia. Mi sento a casa, devo dire la verità, mi sento a casa, ho portato la bici, domani cerco qualche amico, qualche compagno per andare in bici. Veramente la cosa più bella è coniugare il lavoro, la propria passione e il nostro futuro. Quindi io ho portato una mia bambina, Sofia, e siamo qui in versione camp on the max, ma soprattutto, insomma, da genitore, da persone che amano lo sport.